nonché riservatezza, altissimo senso del dovere e della disciplina, gestivano impeccabilmente, con costante e lodevole impegno, pronta disponibilità e abnegazione, l'organizzazione e l'efficientamento dei processi di studio, le attività didattiche e l'organizzazione di manifestazioni che hanno portato ad un accrescimento della visibilità del corpo, il corpo e la Guardia di Finanza. Il costante e lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri, mantenuto a livelli elevati nel tempo, riscuoteva il vivo plauso della cittadinanza tutta. Gioia Tauro, 30/10/2023, il comandante del gruppo, io, tenente colonnello Danilo Bersano. E lo consegniamo alla vostra, al vostro dirigente, alla vostra professoressa maestra. Alla maestra. Dirigente, quindi complimenti. Quanto è importante, ecco, che i ragazzi aprite le porte, ecco, ai ragazzi alla scuola? È importante nella misura in cui i ragazzi, le giovani leve del futuro si avvicinano ai valori di cui noi cerchiamo di farci portatori e che in prossimità del 4 novembre vogliamo esaltare ancora di più. Noi facciamo parte della società, siamo parte della cittadinanza e la cittadinanza deve avere fiducia nelle istituzioni e nella Guardia di Finanza. Noi lavoriamo al loro fianco e cerchiamo insieme con loro di costruire le basi per il futuro di questa comunità. Cosa vanno chiesto i bambini a lei? Le domande più simpatiche, ma dalle quali traspare poi in realtà una profonda consapevolezza, una coscienza importante di quelli che sono i principi della legalità e dei passi che loro devono fare, una sensibilità che molto spesso non ci si aspetterebbe da bambini di quinta elementare, che invece i ragazzi si sono mostrati in grado di essere portatori e non soltanto di esprimere con le parole e i modi adeguati anche quelle che sono le loro aspettative per il futuro. Sì, stamattina i ragazzi dei nostri comprensivi, sia Pentimalli che Campanella, sono qui alla Guardia di Finanza perché, come tutti gli anni, la Guardia di Finanza organizza appunto questo evento molto importante, che è un evento significativo per i ragazzi, non più convegnistica, bensì far vivere lo spirito di quelle che sono le caserme. Quindi l'apertura da parte della Guardia di Finanza a questa giornata, che naturalmente anticipa quello che è il 4 novembre, la giornata delle Forze Armate, la Guardia di Finanza, a cui va tutto il nostro totale ringraziamento al colonnello Bersano e a tutti i suoi uomini per questa splendida idea e per questa splendida giornata, che fa sì che il concetto di legalità venga visto dai ragazzi, soprattutto in territorio come i nostri, dove c'è davvero tanto bisogno che le forze dell'ordine vengano visti come amici e come persone a cui rivolgersi principalmente nel momento del bisogno. Quello che fa la Guardia di Finanza, domani saremo anche dai Carabinieri per la stessa giornata, quello che oggi ha fatto la Guardia di Finanza con il colonnello Bersano e con tutti i suoi uomini, sono davvero delle giornate che secondo me per i ragazzi sono estremamente istruttivi. Un'amministrazione che punta molto sulla legalità. Sì, in questi anni come amministrazione abbiamo puntato tantissimo sulla legalità, soprattutto con i ragazzi, perché già da piccoli i ragazzi devono respirare quello che è il profumo di bello, di legalità. E come lo si può fare? Lo si può fare con queste splendide idee che hanno avuto, ripeto, in questo caso il colonnello Bersano, di aprire le caserme e far sì che i ragazzi delle scuole vengano qui. Io, con la delega alla pubblica istruzione, non posso che accogliere con gioia e felicità tutto quello che si fa in questi giovani e che abbiamo fatto negli anni e che andremo a fare.